Presentata questa mattina ha lanciato la 38esima edizione dell'evocazione storica del Mastro Giurato e la persona che è stata scelta per rivestire questo importantissimo ruolo. Alla conferenza stampa hanno partecipato l'assessore regionale Nicola Campitelli, che nell'esprimere tutto il suo orgoglio di essere originario della Frentana, territorio appunto di appartenenza del magistrato medievale, ha annunciato anche un'importante variazione di bilancio che verrà discussa in consiglio regionale. La cultura e la storia sono motivo di orgoglio per tutta la regione, per questo vanno mantenute e tutelate. Presente è anche il consigliere di opposizione dei 5 Stelle Francesco Talieri, anche lui originario del territorio, che ha parlato di quanto sia necessario sostenere le tradizioni che hanno fatto grande l'Abruzzo. Presente è anche il sindaco di Lanciano. Infine le parole del magistrato Lanfranco Tenaglia, Mastro Giurato 2019, componente del Consiglio di Stato della Magistratura, deputato e componente della Commissione Giustizia della Nato. Il Mastro Giurato, ha detto il giudice Tenaglia, non è una manifestazione folcloristica. Il Mastro Giurato è una riaffermazione di quello che Lanciano e la Frentania erano. Il giuramento, ha detto il giudice del magistrato delle fiere, non è altro che l'articolo 25 della Costituzione italiana, l'articolo che ogni giorno cerco di far rispettare a tutti. Il programma di quest'anno è un programma che si svolge sulle classiche 8 giornate, comincia domenica 25 agosto, un'attenzione dei quartieri, una gara molto sentita da tutti e quattro i quartieri, quindi ogni anno di più. Poi martedì c'è il Falconiero, spettacolo dei Falchi. Da mercoledì 28 a domenica 1 apriamo la Rocca dello Mastro Giurato, spettacoli nuovi, tanta musica per i giovani soprattutto. Abbiamo due gruppi di rock medievale molto forti e spero veramente che tanta gioventù ci venga a trovare anche per il Medioevo e anche per la musica. C'è la taverna dello mercante, come sempre, quindi chi vuole può prenotare la cena e poi seguire tranquillamente gli spettacoli. Il prezzo è rimasto invariato ai 3 euro, che è un prezzo simbolico, è un piccolo contributo che viene dato alle attività dell'associazione, che sono sempre soggette a finanziamenti sempre decrescenti. Quindi un biglietto di 3 euro ci aiuta un pochino a reggere un po' il fronte in questi tempi. Dopodiché domenica, 1 settembre, il grande corteo storico dell'investitura, e abbiamo le delegazioni estere delle città di Visegrad e di Bled della Slovenia e poi diverse città italiane, in tutto circa 700 figuranti in costume d'epoca per l'investitura di questo grande personaggio che è Lanfranco Tenaglia. Dottor Tenaglia, presidente del Tribunale di Pordenone, insomma un magister iuratus vero e proprio, un magistrato che conosco da tempo come persona di grande spessore culturale, quindi ci fa estremamente piacere il fatto che abbia accettato la candidatura che abbiamo proposto. Beh, insomma, è un'emozione bella perché è un riconoscimento che viene da una città che mi ha fatto crescere culturalmente, una città che sento mia, insomma, quindi, ed è poi anche un impegno, perché penso che il Mastro Giurato non sia semplicemente una rievocazione storica, ma sia il sigillo che si dà alla funzione che la città di Lanciano nella storia ha svolto per l'Abruzzo e per tutto il sud Italia, quello di essere un centro economico di produzione di ricchezza. Lo faceva nel Medioevo e lo fa attualmente. Lanciano e la Val di Sangro sono il motore economico dell'Abruzzo e del sud Italia, con le sue aziende, le sue attività commerciali, la capacità delle persone di essere intraprendenti e di essere anche oneste, probe e attaccate alla propria terra, alle proprie tradizioni e alle proprie città. Ecco, è questa terra, questi valori che mi hanno fatto ricoprire tanti incarichi in passato e adesso mi consentono di fare un ulteriore passo di soddisfazione personale, ma che spero di poter ricambiare alla comunità.